Ciao ragazzi, un saluto dal Team THT. Oggi, come promesso, faremo alcune prove pratiche all'aperto per testare il funzionamento del nostro Garrett AT Pro. Siamo in un terreno di montagna, ora cosa faremo? La prima cosa che faremo per andare a cercare è il bilanciamento del metal. Quindi, come vi avevo detto nel video precedente, premeremo il tasto Balance, Ground Balance. Effettuiamo il bilanciamento del metal col terreno su cui andiamo a cercare. Una volta bilanciato possiamo iniziare la nostra ricerca. Cominciamo, giusto per farvi capire, con la modalità 0, che abbiamo detto la modalità dove include tutti i tipi di materiali, di metalli. Notiamo come il nostro metal fa, emette un sacco di suoni di ogni tipo, di ogni tonalità. E ovviamente per affinare la nostra ricerca dobbiamo introdurre quello che è il nostro filtro. Allora impostiamo il nostro filtro nella modalità coins perché andremo a ricercare adesso una moneta 5 lire in alluminio. Quindi effettuiamo inseriamo la modalità coins e andiamo a effettuare la nostra ricerca. Notiamo un po' di rumori. Quando ci avviciniamo nell'intorno in cui si trova la nostra moneta, notiamo un suono molto più nitido, molto più forte, chiaro, e un valore target ID che si aggira intorno ai 65-75. Quindi molto probabilmente qui c'è appunto una moneta. Abbiamo individuato la zona dove c'è la nostra moneta sotterrata e quindi una volta individuata la zona, per affinare la ricerca, come avevo spiegato, andiamo a selezionare il tasto pinpoint, dove praticamente effettuiamo un centraggio della zona in cui si trova il pezzo. Notiamo che come ci allontaniamo diminuisce, quando aumenta di intensità abbiamo individuato la nostra zona di ricerca. In questo caso si trova qui la nostra zona di centraggio e andiamo a scavare. Durante la ricerca la profondità stimata è di circa 15 centimetri. Scaviamo. Se non riuscissimo a trovare immediatamente l'oggetto, andiamo col pinpointer sempre, notiamo che aumenta di densità e il nostro oggetto si trova ancora sotto la nostra buca. A questo punto eccola qua la nostra monetina, facciamo vedere. Quindi notiamo come la funzionalità del pinpointer integrato è molto utile proprio anche per capire se il nostro oggetto è rimasto ancora sotterrato oppure se è emerso ed è in mezzo alla terra che abbiamo appena scavato, sollevato. Ora ragazzi cambiamo tipo di moneta, mettiamo sempre appunto una moneta, ma sono 10 centesimi Vittorio Emanuele e è una moneta composta specialmente da rame e un po' più grande rispetto alla moneta che abbiamo cercato in precedenza. Quindi facciamo passare adesso il nostro metal nella zona in cui è sotterrata la moneta. Notiamo come stavolta il target è decisamente, target ID assume un valore stabile intorno ai 75 e come il suono che emette è molto più acuto e quindi più pulito. Quindi vediamo su una prima considerazione è che metalli come il rame sono decisamente più puliti, quindi emettono fanno emettere al metal un suono più pulito rispetto a un materiale come l'alluminio. Quindi facendo passare adesso sempre il nostro metal, vediamo anche qui la profondità stimata è circa 15 centimetri come prima. Attiviamo il nostro pinpointer per localizzare la zona dove scavare. Abbiamo individuato la nostra zona, cominciamo a scavare. Quindi una volta
cominciato a scavare, sempre come detto in precedenza, per cercare di nuovo la moneta. Attiviamo il pinpoint, ci dice che è ancora sotterrata. Ricerchiamola, eccola qua, l'abbiamo trovata. Vi facciamo vedere la tipologia di moneta, e questa è una moneta proprio che si basa su una lega di rame e ha un suono, come abbiamo detto prima, decisamente più pulito. Come terza prova proviamo a cercare una moneta di argento e vediamo che tipo di risposta ci dà il nostro Garrett. Quindi effettuiamo la solita ricerca. Adesso vediamo come ci sia un suono anche qui netto, pulito, con un valore però di target ID ben più alto di quello precedente. Quindi un target che si aggira intorno agli 80, 81, 84, quindi più o meno un target ID medio 80, che è il valore tipico per materiali come l'argento. A questo punto individuiamo sempre la nostra zona di scavo. Perfetto, il nostro pinpointer è molto affidabile, individua la zona di ricerca proprio qua sotto. Cominciamo a scavare. La profondità stimata era di circa 20 centimetri, quindi vediamo anche a livello di profondità riesce a trovare monete di discrete dimensioni anche a profondità interessanti. 20 centimetri, una buona profondità. Mettiamo il nostro pinpoint che l'abbiamo già probabilmente sollevata, andiamo a ricercare. Il nostro metal ci segna che è qua, eccola qua. Quindi vedete come comunque moneta di modeste dimensioni in acciaio e in argento, il nostro metal è in grado di trovarla ad una profondità di circa 20 centimetri. Ora facciamo un esempio molto interessante e andiamo a ricercare uno di quei materiali che possono, diciamo, comparire durante le nostre ricerche. E in questo caso è una palla di piombo. Noteremo come la risposta che ha il nostro metal sia molto variabile, quindi un target ID che varia, però a volte è caratterizzato da un suono pulito tipico delle monete. Quindi proviamo a effettuare questa ricerca e vediamo come spesso il suono è nitido, però se osserviamo il target ID a volte è del valore di 83, 75, a volte 66, cioè è molto variabile rispetto alle ricerche precedenti dove comunque l'intorno era di più o meno 5, più o meno 10 valori. Invece qui spesso abbiamo dei forti scostamenti. Indice che potrebbe essere una moneta, ma non siamo sicuri della tipologia. A questo punto, comunque, dato che il suono è abbastanza valido, andiamo a ricercare il nostro oggetto. Facciamo la nostra bella buca. A questo punto andiamo a ricercare. E voilà, abbiamo trovato la nostra palla di piombo. Questo cosa ci dice? Ci dice che dovete stare attenti e non farvi ingannare dalla modalità coins, non dovete interpretarla come una modalità in cui si trovano solo monete. Io seleziono modalità coin, troverò sempre solo monete, se non trovo monete il metal non va bene. No,
La modalità coin è una modalità in cui i settaggi, i filtri sono impostati per una ricerca ottimale per individuare meglio le monete, ma non è detto che durante le nostre fasi di ricerca si trovino solamente delle monete, ci sono anche materiali che hanno delle risposte seppur differenti, come abbiamo visto per la palla di piombo, però comunque simili alle monete. Facciamo la quinta prova e andremo a ricercare un anello d'oro, quindi attenzione, una forma differente e anche un materiale differente. Andremo a vedere quanto è il valore di risposta del nostro metal durante la ricerca. Cominciamo, troviamo sempre il solito rumore. A un certo punto vediamo che il suono è molto più, come si può dire, meno nitido, meno pulito, e il valore è tra i 66, 64 e i 70, quindi abbiamo un valore compreso più o meno da 65 a 70-72. Andiamo ora a ricercare il nostro materiale, la profondità stimata è sempre 10 cm più o meno, quindi a 10 cm notiamo come il nostro valore sia leggermente più basso rispetto per esempio al rame. Ed eccola qua la nostra fede d'oro. Potete vedere, il nostro metal è in grado anche di trovare in maniera molto precisa, a una profondità di 10-15 cm, anche un anello d'oro. Ragazzi, abbiamo visto quindi adesso con delle prime prove pratiche le qualità e funzionalità di questo metal, seguiranno ulteriori prove in modo tale che possano chiarirvi al meglio le idee in merito appunto alle potenzialità e alle funzionalità di questo metal. Ci vediamo alla prossima, grazie di averci seguito, come sempre metteteci un like se vi è piaciuto, oppure se avete consigli per futuri video, ben volentieri li accettiamo.